Aggiungere un componente su SuperSight è facilissimo. Grazie alla tecnologia drag and drop puoi facilmente personalizzare il tuo sito web aggiungendo centinaia di componenti dall'apposita barra. Per aggiungere un nuovo componente all'interno del tuo sito web, clicca sull'icona dei componenti in alto a sinistra. Puoi selezionare tra i componenti appartenenti alle seguenti macro categorie: testo, media, forme, menu, pulsanti, contatti, social, e-commerce, blog, booking, multilingua, eventi, immobiliare e utility. Una volta scelto, trascina il componente nella tua area di lavoro. Puoi ridimensionare qualsiasi componente in base alle esigenze di spazio del tuo sito web. Clicca con il tasto sinistro del mouse sul componente da ridimensionare, ad esempio un'immagine. Clicca tenendo premuto su uno dei suoi lati e trascina il mouse per aumentare o diminuire la larghezza o l'altezza. Puoi ridimensionare il componente da uno dei vertici per modificare sia la larghezza che l'altezza contemporaneamente. A destra e in basso ti segnaleremo le dimensioni in pixel del componente. Potrai impostare direttamente i pixel della larghezza e dell'altezza del componente cliccando con il tasto destro del mouse sul componente da ridimensionare e selezionando Dimensioni. Puoi rendere il tuo sito web perfetto per tutti i monitor con la funzionalità larghezza 100%. Il componente verrà ridimensionato in automatico alle dimensioni della finestra in uso. In questo modo, il componente verrà riadattato in larghezza alle dimensioni del monitor in uso dai visitatori del sito. Adesso vediamo come animare un componente. Attraverso le animazioni puoi rendere un componente, ad esempio il testo, un contenuto molto dinamico, applicando degli effetti unici sul componente inserito. Clicca con il tasto sinistro del mouse sul componente testo da animare, poi su Modifica testo e infine sull'icona Animazione. Clicca su Abilita animazioni testo. Potrai decidere se applicare l'animazione a ogni parola oppure a ogni singolo carattere. Seleziona uno degli effetti del menu a tendina, come ad esempio zoom, oppure rimbalzo. Scegli infine la durata dell'animazione, l'intervallo e la partenza che l'animazione dovrà avere. L'effetto dell'animazione ti sarà mostrato direttamente nell'editor. Per disabilitare l'animazione, ti basterà cliccare sul componente e infine disattivare l'opzione Abilita animazioni testo. Semplicissimo è anche il copia e incolla. Puoi copiare e incollare un componente presente in una pagina del sito, replicando le stesse caratteristiche che il componente possiede, come dimensione, posizione e contenuto. Clicca col tasto destro del mouse sul componente da copiare e clicca su Copia componente. Vai nell'area della pagina in cui vuoi incollare il componente e fai clic con il tasto destro del mouse. Ricordati che puoi incollare il componente anche su una nuova pagina. E infine, come si elimina un componente? Clicca con il tasto sinistro del mouse sul componente che intendi modificare, ad esempio un'immagine, e vai sull'icona del cestino. Clicca su Conferma per eliminare il componente. Puoi eliminare un componente anche con il tasto Canc della tua tastiera dopo aver selezionato il componente, oppure cliccando con il tasto destro del mouse sul componente e selezionando la voce Elimina.